videogiocatori, care videogiocatrici, siamo qui per iniziare questa live, questa nuova avventura di questo nuovo videogioco, Ravenlock. Videogioco che sta per lasciare il Game Pass e quindi, di conseguenza, io ho deciso di portarlo in live e poi di portarlo, di ricaricarlo anche sul tubo. E in italiano, questo gioco all'inizio non era in italiano, era solamente in inglese. Poi hanno messo una traduzione, quindi ottimo, ottimo, ottimo. Vediamo un po' com'è, io sono curioso. Ah, è anche esclusiva, tra l'altro, non lo si trova su PlayStation. Solamente Xbox o PC. Nuova partita, impostazioni, ok. Difficoltà facile, viaggiatore capriccioso, normale, difficile. Ah, posso scegliere la difficoltà? Beh, noi mettiamo normale, un minimo di difficoltà la vogliamo. Ok. Audio, che cosa abbiamo? Ok, musica, magari posso abbassare un po'. Portare 80, effetti sonori, no, 75. La musica e... poi effetti sonori della spada lasciamo così, perfetto, va bene, vai. Nuova partita. Nuova partita, abbiamo tre blocchi. Inserisci il nome, ma devo inserire il nome... Dici il nome del tuo personaggio, Rainbow, ma è una... ma è una ragazza, non posso mettere il mio nome. Va bene, ho un'idea. Cassandra. Mi ispira questo nome. Io non so assolutamente nulla del gioco. Obiettivo già sbloccato subito. C'era una volta, quindi una fiaba. Nomina il tuo personaggio. L'ho chiamata Cassandra. Allora, che cosa abbiamo qua? Ehi, Cialde? Come i Cialde? Ti piacerebbe qualcosa da questa scatola? Il cane si chiama Cialde? Scegli un oggetto. Ah, ok. Ma mi sembra più un maschio. Io... il cappello. Ti sta davvero bene, Cialde? Ehi, ci sei dentro? Ah, papà? Vieni ad aiutarci a traslocare. Ah, vi siete appena trasferiti? Ok, allora, il cane... possiamo accarezzare. Sembra molto, come dire, fiabesco, cartunesco. Bau. Ehi, Cialde. Ah, posso ancora... posso cambiare volendo. No, vabbè, li lasciamo... ma gli ho messo gli occhiali. Vabbè, anche gli occhiali. Ma io preferisco l'altro, il cappello. Vai. Mi segue, il cane mi segue. Come faccio? Vado da questa parte per andare, sì. Ok, può anche correre. Per ora non mi fa correre. Due, il papà? Non vedo l'ora di far crescere qui delle verdure fresche. Tua nonnastra... nonnastra? Lina doveva essere brava con le piante. Forse è una cosa di famiglia. Oh, papà, è fantastico. Siamo molto fortunati ad aver ereditato una casa così bella in campagna. Ah, l'eredità. È molto meglio della città. Respira quest'aria fresca di campagna. Va bene. Ma tutti i miei amici sono in città. A lei sente già nostalgia. Beh, puoi fare nuove amicizie. Ci sono così tante cose da fare qui. Io sono stato fortunato, non mi sono mai trasferito. Ma certi che si sono trasferiti, ho sentito che si lamentavano di queste cose qua. Ci sono così tante cose da fare qui, soprattutto da bambini, ragazzini. Magari uno che ha le sue amicizie, è un po' dura effettivamente lasciare il luogo in cui si è cresciuti, dove si sono fatte le amicizie, dove sono nate le amicizie. Ok, ci sono così tante cose da fare qui. E sai una cosa? Vivere in campagna forgerà il tuo carattere. Ma a me piace il mio personaggio. C'è sempre spazio per migliorare, non credi? Papà! Ah, non preoccuparti,
Mio Cassandra? Come mio Cassandra? Ma al maschio, ma no, non è possibile. Sono sicuro che finirei per amare la nostra nuova casa. Come fa a essere un maschio? Ma è possibile. Ehi, perché non entri e chiedi a mamma se ha bisogno di aiuto? Traslocco. Aiuta mamma nel salotto, aiuta mamma. Devo, bisogna aiutare mamma. E anche con papà. Posso ancora accarezzare il cane? Cosa fanno? Niente. Qua che cosa abbiamo? Forse coltiveremo delle zucche. Così potrei essere Cenerentola e scappare a un meraviglioso ballo. Sì, è una femmina. Ma perché lui... Mio Cassandra. Vabbè. Devo aiutare mamma. Correre non corre. No, non corre. Ci sono anche dei funghi allucinogeni qua. Che strani funghi. Meglio non toccarli, eh. Meglio, sì. Meglio, sì. Meglio non toccarli. Dov'è? Dov'è la mamma? Eccola qua la mamma. Ciao mamma. Mii, quante scatole che ci sono, mamma. Cassandra, guarda, finalmente c'è una libreria abbastanza grande per contenere tutti i miei libri. Ah, quindi lei è una lettrice, un'avida lettrice. Oh, è fantastico, mamma. Non vedo l'ora di sistemarmi e continuare a scrivere. Ah, è scrittrice, non lettrice. Sapevi che tua nonna Lina era un'artista? O forse era una creatrice di costumi per il teatro? Non lo sa neanche lei. Forse una fabbricante di orologi? Ah, sì, ha lasciato una bella collezione di orologi, vedo. Anche di maschere, in realtà. Mi ricordo quando ci raccontava storie di un luogo magico che aveva visitato. Non riuscivo mai a capire se fosse un posto reale. Ma molte delle sue cose qui sono ispirate a quei viaggi. Un luogo magico? Dov'è? È difficile crederci, ma dalla sua descrizione sembra proprio una favola. Oh, amo le favole. Beh, teniamo da parte quella storia per un altro giorno. Cassandra, puoi aiutarmi a raccogliere dei fiori per la tavola? Meglio dei fiori che dei funghi, perché quelli là sono allucinogeni. Illumineremo il posto e ci daranno il benvenuto nella nostra nuova casa. Raccogli i fiori per mamma? Sì, va bene. Fiori per mamma, iniziata la missione. Quattro fiori, fiorellini. Dove li trovo i fiorellini? Vedo già dei fiori qua. Questi qua vanno bene, vero? Questi fiori sono perfetti. Hai trovato un fiore luminoso e allegro. Questi qua vanno anche bene. Non sono fiori, questo però sì. Questi fiori sono perfetti, ottimo. Devo aguzzare la vista. Vedo altra roba là, forse. Cerchiamo altri fiorellini. Vedo altri fiori qua. Raccogli le margherite, ok. Me ne manca ancora uno. Ah, poi li mettiamo sul tavolo, perfetto, per fare una bella figura. Altri fiori qua. Qua possiamo aggiustare l'altalena poi. L'albero mi sembra un po' marcio, però. Metti i fiori sul tavolo da pranzo. Il tavolo da pranzo qua, vero? Sì. Fiori per mamma. Un po' pixellosi, cubosi questi fiori. Via mamma che ha finito di apparecchiare la tavola. Ma non ho fatto, ho messo solo i fiori io. Ho messo alcuni fiori nel vaso. Grazie, ora sembra più allegro. Oh, dovrei iniziare a preparare la cena. Trasloco. Ok, aiuta mamma con gli orologi. Aiuta papà, aiutiamo ancora mamma. Ehi Cassandra, puoi aiutarmi a cercare una chiave per regolare l'orologio? Sarebbe bello tenere questi orologi funzionanti. Carica gli orologi. Trova la chiave per girare gli orologi. Sarà in casa la chiave. Gli orologi non sembrano funzionare. Non lo so, secondo me
la chiave al piano di sopra. Questa sensazione, vediamo. Ah, non posso andare su perché c'è troppa roba. Andrò su più tardi, quando le scatole saranno sistemate. Perfetto, allora è giù. Gli orologi non sembrano... Abbiamo anche un pianoforte. Dove la trovo la chiave? Non ho mai avuto un camino prima. Sono alcuni libri di mamma. Niente di che. Ci sono tante maschere, c'è tanta roba. C'è tanta roba in questa casa, però non trovo la chiave. Il frigo è vuoto, dobbiamo fare un po' di shopping, se non volete morire di fame. Ho trovato la chiave, bene. Mi chiedo cosa sia questa. È una chiave per caricare gli orologi. Quelli antichi. Carica gli orologi di casa, va bene, questo qua. Posso usare la chiave per regolare l'orologio, per caricare gli orologi. Usa la chiave, sì, vai. Ok. Ah, in automatico tutti? Lo fa. Mamma, ho fatto tutto. Gli orologi sono belli, mi ricordano tua zia Lina. Sono contenta che non abbiano dovuto metterli in magazzino. Anche a me. Aiuta papà con la sua cassetta degli attrezzi. Dì a papà che è finito di aiutare. Va bene. Aiutiamo papino. Ehi papà, ho aiutato mamma. Aiuto te adesso? Bisogno di una mano? Mi piace questa zona, queste case così, in aperta campagna, tranquille, danno un senso di pace. Mi piace la pace. Ehi Cassandra, sembra che abbia perso il mio cassetta degli attrezzi. Va bene. Sono abbastanza sicuro che l'abbiamo imballato prima di partire. Quando lo trovi potresti metterlo davanti allo shed? Ma quindi non è qua dentro al coso? Al camioncino del trasloco? Oppure è qua, lo vedo. Oh, il cassetta degli attrezzi. Questo è bellissimo, il cassetta degli attrezzi. Era ancora nel furgone del trasloco. Vicino al capanno, l'unico capanno. Ma c'è della legna qua, va bene lo stesso, lo lascio qua. Credo che papà volesse che il suo cassetta degli attrezzi fosse lasciato vicino. Ok. Il cassetta degli attrezzi. Dio papà che hai finito di aiutare. Vado. Stupendo. Guarda tutto questo spazio. È abbastanza grande per costruire una serra. Papà, ho finito di aiutare mamma. Ho anche finito di aiutare te. Possiamo andare in città in macchina ora? Mi annoio. È una ragazzina, si annoia. Come fai ad annoiarti? È così bello qui fuori. Vai a giocare nei prati. Corri, non ci sono macchine. Corri, divertiti col cane. Con... come cavolo si chiama il cane? Cialde? Ricordo bene. È così bello qui fuori. Oh, vorrei solo essere da un'altra parte, in città. Sai cosa? Andiamo domani, va bene? Perché non dai un'occhiata a cosa c'è dentro quella vecchia stalla laggiù? Forse troverai qualcosa di divertente dentro. Hai trovato una chiave del vecchio fienile nella stalla. Va bene, allora, in questo gioco, no? Sembra un gioco tranquillo, non lo so come definirlo, però so che è un gioco d'azione in realtà. Ho visto un qualche filmato velocemente, so che è molto d'azione in realtà. È un gioco d'avventura. L'avete visto anche voi sopra? C'era qualcuno. Sembra che la chiave del vecchio fienile si adatti. Eh beh, è ovvio. Se no buttiamo giù le porte. Ok, possiamo controllare. Nella stalla, 5 punti G. C'è tanta roba, anche una vecchia televisione, un vecchio TV a tubo catodico. Non ho mai visto un modello così vecchio prima d'ora. E vabbè, sei troppo piccola, non hai visto neanche la lira tu. Ok. Questo servizio da te è ancora in buone condizioni. Mi chiedo se piacerà a mamma. Se le piace il tè, le piacerà anche il servizio da te. Questi quadri sembrano fantastici. Li porterò nella mia stanza più tardi. Va bene.
Oh, specchio, specchio delle mie brame, chi è la bambina più sola del reame? Visto che si sente sola, lei. La superficie di questo specchio sembra un po' strana. Credo di poterlo pulire usando un panno per la pulizia. Ma cos'è, Alice? Trova qualcosa per pulire lo specchio. Questo, ok, servì per pulire lo specchio. No, aspetta, non stavo guardando qua. Fammi vedere un po' se troviamo qualcosa nel baule, magari. È chiusa a chiave, non credo di poterlo aprire. Un panno, dove lo trovo? Un panno morbido. Devo tornare un attimo in casa perché qua non vedo nulla. Non credo che sia qui il panno. C'è niente. Vediamo se mi fa uscire. Se mi fa uscire. Sì, uscire mi fa uscire, però non è detto comunque. Ehi papà, dov'è un panno? Sai dirmi dov'è un panno per... Devo pulire uno specchio, papi. Sì. L'hai già detto, sì. Se lei corresse mi aiuterebbe un po'. Non c'è nulla. Mi serve un panno. Dove lo trovo un panno per pulire? Devo girare ovunque. Eccolo qua. Posso usare questo panno per la pulizia, per pulire lo specchio. Bene. Lo sapevo che era in casa, lo sapevo. Adesso entriamo dentro, puliamo lo specchio e poi ci troviamo insieme, magari faremo amicizia col bianconiglio e il cappellaio matto. A parte gli scherzi, puliamo. È anche un po', effettivamente è molto sporco lo specchio. Anche un po' d'acqua, non basta solamente il panno. Posso pulire lo specchio con il panno per la pulizia? Sì, vai. Non è uno specchio normale, ecco. Lo sapevo. Immagino un mondo fantastico. Oh, sto sognando? Questo posto è bellissimo. Proprio come una fiaba. Sì, è un posto un po' strano. Effettivamente. Allora, c'è un tizio lì. Amico? O nemico? È il bianconiglio, armato però. Finn? Sei davvero tu? Che emozione! Come mi conosci? La leggenda si è finalmente avverata. Scusami, cosa sta succedendo? Oh, pensavo che tutti conoscessero te. Specialmente se... Beh, tu sei tu. Vabbè, ovvio che io sono io. E chi potrei essere? Beh, Ravenlock, ovviamente. Ah, è il titolo del gioco, quindi lei sarebbe Ravenlock. Colui che ci libererà dalla tirannia della malvagia regina. Beh, in questo caso colei. Il salvatore del regno di Dunia. Il nostro eroe, la nostra eroina. Devi essere confuso. È inconfondibile, sì, è confuso perché ti ha scambiato per un lui. Secondo la leggenda, nel tempo delle tenebre, un eroe dai capelli neri, come il corvo, emergerà per ripristinare la bontà nel regno. Eccoti qui. Benvenuta Ravenlock. Spero che tu sia pronta per un'avventura. Beh, ho i capelli neri come il corvo. E amo le avventure. E sono una bambina, una ragazzina, non una... Ecco lo spirito. Ora un eroe deve allenarsi prima di affrontare la regina. Perché non dai un'occhiata in giro prima di iniziare l'addestramento al combattimento? Ok. Armiamoci e partite. Trova uno scudo, trova una spada, visita Spiff l'allenatore per imparare a combattere. Dove la trovo? Dove trovo tutta sta roba?
spada, scudo e spiff. Un altro reperto di un'epoca passata. Mi chiedo quante battaglie abbia combattuto o quante vittorie ha rivendicato. Ma l'arma e lo scudo dove li trovo? Mi puoi dire qualcosa? La regina, la regina di cuori. Perché non dai un'occhiata in giro? Che statua curiosa. Sto dando un'occhiata in giro, però non so. Qua non mi farà andare, vero? Non ha senso qua. No, mi fa andare, cavoli. Oh, cavoli. Ci sono due tizi qua. Hai mica uno scudo? O una spada? No, no, non parla neanche con me, ma è fisso. Questo qua è vero, però. Che posto è questo? Ah, è lui Spiff. Beh, è il campo di addestramento. Sembra piuttosto piccolo. Le apparenze possono ingannare. Diventerà molto più grande. Prima di iniziare l'addestramento al combattimento avrai bisogno di alcune armi. Torna da me quando avrai trovato una spada o uno scudo. Va bene, so dove andare, ma non so dove trovare la roba. Qua si può entrare, sì. Avete mica uno scudo o una spada voi altri, no, eh? Gli orologi pure qua girano in una maniera un po' strana. Salve amico. Dan Dumdi. Ah, un pianista. Questo con tutte queste mani. No, non è giusto. Da De Dan Dum. Da Du. Da Budi. Da Buda. Ok, ancora non va bene. Cosa stai facendo? Sto componendo una sinfonia per uno spettacolo, ma sembra che non riesca a farla suonare bene. Uno dei miei spartiti è scomparso. Vabbè. La traduzione lascia un pochino a desiderare. E ho una strana sensazione che sia stata risucchiata in quello specchio in un altro regno. Sapete, mi ricorda molto la localizzazione di un vecchio videogioco del 2000, Suikoden 2. Anche quello era terribile. Il gioco era un capolavoro, la traduzione però... Traduzione italiana. Uno spettacolo, sembra grandioso. Dove si terrà? Al Villa delle Maschere, naturalmente. Mi piacerebbe andarci. Beh, non è aperto al pubblico fino allo spettacolo in primavera. Ma per te potrei fare un'eccezione. Aiutami a trovare la mia spartito mancante. Aprirò un passaggio segreto nella Villa delle Maschere. Va bene. Questo è un obiettivo secondario. Se vado qua... Qua che cosa abbiamo? Questo è un defunto? Un visitatore. Ciao, Pippo il fantasma. Vuoi saperne di più sugli specchi? Va bene. Ogni volta che incontri uno specchio, devi toccarlo per attivare una posizione per il viaggio rapido. Ecco, perché non lo provi tu? Qua che abbiamo? Mi hai chiamato? Oh, ciao, mi stavo solo chiedendo cosa ci fosse dietro quella piccola porta. Beh, tutti sanno che non devono parlarmi a meno che non vogliano fare scambi. Ho tutti i tipi di strumenti utili sparsi per casa mia. Come un grimaldello o un ago dell'orologio di ricambio. Queste due cose sono in verde, vuol dire che sono cose importanti e devo recuperarle. Queste due cose, va bene. Che delizia, entrambe quelle cose sembrano utili. Cosa vorresti in cambio? Beh, mi ritengo un cuoco esperto. Qualche ricetta? E cosa non può fare un cuoco senza? Degli strumenti, beh, anche. Cosa? No, un buon cuoco può usare tutti i tipi di strumenti per cucinare. Quello di cui ho bisogno sono dei dolci esotici. Qualcosa con un aroma di formaggio è un piacere per il mio palato. Quindi un dolce al formaggio? Esatto. Sai, forse potresti aiutarmi a ottenere ciò di cui ho bisogno. Il commercio non è un'attività facile, quindi ti darò qualcosa di gratuito per iniziare. Portami qualche dolce esotico e ti darò un ago dell'orologio. Ah, mi ha dato il grimaldello. Ok. Trova un dolce al formaggio per Teo, lo chef. Ma quante cose secondarie mi dà il gioco? Già subito all'inizio, già così, eh?
C'è qualcosa di inquietante in questo murale. Ci sono sussurri che provengono da dietro quelle maschere? L'araldica, abbiamo pure qua una... un quadro. Libri. E lui? Vorrà anche lui qualche favore? Sono candele che fluttuano? Beh, è vero, non l'avevo notate. Non toccare le mie candele. Non avevo intenzione di... Scusa, sono solo un po' agitato. Perché? Da quando sono scappato dal villa delle maschere mi sento come se fossi sull'orlo. Mi facevano esibire tutto il tempo e odio esibirmi. E altre volte mi chiudevano in una stanza buia, completamente solo. Sembra orribile. Non credo che il teatro faccia per me. Comunque, da allora ho paura del buio. Quindi, per favore, non toccare le mie candele. Sono tutto ciò che mi è rimasto. Va bene, non tocchiamo le candele profumate alla lepre. Che armadio interessante. Posso aprirlo? Ah, ho trovato lo scudo. Bene, posso usare questo scudo antico. Almeno abbiamo trovato lo scudo. Mi serve solamente la spada. Non c'è qua dentro, vero? Non hanno messo le... Qua c'è una spada. No, eh. Non è la spada che fa per lei. Qua che cosa abbiamo? C'è un biglietto attaccato al muro. Preso in prestito questo dipinto per lo spettacolo successivo. Firmato Twindle D. Dovrei stare attenta. Dai, è impossibile che sia un maschietto questo. Una ragazzina, una bambina, vedete? Si vede pure. Hanno usato lui al posto di lei. Allora, non lo so, che dite? Entro qua e via, proviamo a... Qua cosa abbiamo? Un bel caminetto caldo. Io entro qua dentro, prendiamo la roba. Questo specchio mi sembra familiare. Sì. Casa Vittoria. Quindi? Entra, no? Ah, casa vittoriana. Una casa vittoriana abbandonata da... Abbandonato, dove un gruppo di conigli ha trovato rifugio. Posso andare? Ah no, ma è lo stesso... Scusami. Non è lo stesso posto, non me ne sono neanche accorto di aver... No, ma è uguale, non è cambiato nulla. Non mi sono teletrasportato. Vabbè, mi servirà allora al contrario, quindi lo tocchiamo per poi teletrasportarci dopo qua. Così non è tanto utile. Allora, non ho trovato la spada. La spada non è qui. Non sto ancora cercando. Va bene. Dungeon Dinded, eh? Le stesse cose. Sì, anche vedete, non lo tocco, ma non cambia nulla perché rimaniamo sempre qua. Obiettivo è trovare la spada, obiettivo principale. Trova il dipinto mancante, non so dove trovarlo il dipinto. Ci sono sussurri che provengono da dietro quelle maschere? Ma tanto non posso fare niente. Sembra che ci sia qualcosa scritto sul rotolo. Il nostro futuro giace sulle ali di un corvo. Non riesco a capire il resto chiaramente. La spada questa non me la dà, vabbè. Questa che roba è? Niente. I libri nulla.
Ok, allora esco perché qua dentro non c'è più niente per il momento. Devo trovare la spada. Ho trovato solo lo scudo. Chiedo scudo e vado avanti. Cercherò di trovare, di cercare questa benedetta spada. Dovrò girare un po'. Magari vado dall'altra parte, nella parte opposta. Vediamo se c'è qualcosa. Ma correre... Ah, ok, corre la ragazzina. Alleluia. Con L3. Sì, L3, scusate. Con sono fissato con la PlayStation. Con l'analogico sinistro. Di Series S. L'abitudine, ormai sono un... Ho sempre quasi più giocato con Sony. Un altro reperto di... Ok, sì, l'avevamo già visto. Provo ad andare da questa parte. Vediamo se trovo... la spada. Ciao amico, è mica una spada? Oh, c'è ancora così tanto da fare prima di poter aprire il nostro negozio di caravan. Ma l'ultimo passo è il più importante. Non mi sento a mio agio ad aprire le porte senza aver prima... Senza avere prima una benedizione da Enid la strega. Ok, mi aiuteresti? Io e mio fratello? Certo. Ecco, prendi questo tè di semi di senape. È uno degli ingredienti. Trova, ok, la strega nella foresta dei funghi. Lei sarà in grado di usarlo per fare la benedizione. Va bene. Buona fortuna. Non lo offriamo al cappellaio matto, ma a una strega. Qua mi fa andare? No, non mi fa andare. Andiamo da questa parte. Allora. Sei tu, Ravenlock? Sono io. Oh, wow, che sollievo. Era tanto tempo che non provavo una cosa del genere. Sono Istrich e Clyde. Piacere di conoscerti, Istrich e Clyde. È una spada, Istrich, no? Non ho potuto fare a meno di notare che sembri un po' nervosa. Nervoso, beh, lui sì. Beh, non lo so, un lui o una lei, l'Istrich. Oh, bene, perché io e mia sorella eravamo sulla strada per il foresta dei funghi. Va bene. Ma il nostro convoglio si è rotto, quindi siamo bloccati qui. Che peccato. Sì, beh, da quando è arrivata la regina... L'infezione nel foresta di funghi è solo peggiorata. E mi chiedevo se potreste aiutarci. Certo. Mia sorella e io vorremmo aprire un negozio, ma abbiamo bisogno di una benedizione. Sì, mi ha già dato il tè. Lei vive nella foresta di funghi, ma ho paura di entrare. Una foresta piena di funghi non sembra poi così male. Ma se ci sono i funghi velenosi... Sì, è pericoloso. Oh, bene, per questo che sei l'eroina. Puoi fare qualsiasi cosa. Posso aprire un passaggio per il foresta di funghi, se solo avessi un pezzo di fungo speciale. Mi interessa trovare un pezzo di fungo? Va bene, darò un'occhiata. Oh, grazie mille. Inoltre, non dimenticare di parlare con mia sorella nel convoglio in basso. Ho già parlato con lei. Nel caso avessi una richiesta speciale. Volete un po' troppa roba voi. Voi due. Si vede che siete fratello e sorella. Maledizione. Questi funghi qua non vanno bene. No, vuoi un fungo speciale. E dove lo trovo il fungo? Vado da questa parte. Lagga anche un po' il gioco, eppure non mi sembra pesantuccio. Da questa parte che cosa c'è? Abbiamo una statua. La statua dell'eroe, questa. Deve essere stata una guerriera feroce al suo tempo. Un memoriale di grande coraggio. Un giorno lo faranno anche a te, visto che sei la protagonista qua. C'è altro? No. Andiamo, qua vedo tre cuori. Non potremo entrare perché qua abbiamo anche una specie di golem. Cosa sei tu? Salve, sì, il golem. Salve viandante, Cassius. Salve. Sai come posso sbloccare il cancello del castello?
Ah, molti hanno cercato di entrare nel castello della regina, ma nessuno è riuscito ad oltrepassare. Oh, perché? Regina Dreda ha posto un potente incantesimo sui cancelli e ha nascosto i reliquiari, le chiavi che possono aprire i cancelli, nei recessi del regno. Solo uccidendo tre bestie, e posizionando le reliquie sui cancelli si apriranno. Accetti questa sfida, viandante? Sì, sembra un'avventura divertente. Allora, potrebbe esserci speranza in questi tempi oscuri. Come posso trovare queste reliquie? Il primo passo è sconfiggere la bestia alla fine di merenda e riportare una reliquia. La seconda reliquia si trova con la bestia alla fine della torre dell'orologio. Infine, nel profondo del labirinto si trova la terza reliquia. Capito? Ma sii avvisato, ci sono grandi pericoli di fronte. Ce la farò. Buon viaggio, Ravenloft. Ma quanta roba, tu di tutto c'è qua, di tutto. Devo abbassare un po' l'audio perché, mamma mia, è bello alto. Allora, non possiamo passare se non sconfiggiamo le tre bestie. Infatti vedo tre cuori. Adesso è un po' troppo basso, effettivamente, non capisco il perché. Va bene così. Voilà, allora. Non mi farà passare. Questo è il cancello del castello della regina. È chiuso a chiave, lo so. Andiamo a far merenda? La spada! La spada è qua. Ok, ho trovato la spada, bene. Oh, una spada oscura, conficcata in una roccia. È proprio quello di cui ho bisogno. Bene, abbiamo anche la spada. Il mattino. Yeah! È una spada. Adesso hai trovato una spada. Spada oscura. È pesante, ma sembra delle dimensioni perfette per me. Una spadina. Dovrei imparare ad usarla. Non so usare niente. Da questa parte si può andare? Si può andare. Però... mi conviene andare... no, qua non ci vado. Per ora no. Andiamo da Spiff. Almeno so dov'è Spiff. Ci sono tante cose da... troppa carne al fuoco qua. Spiff era da questa parte, giusto? Devo trovare anche i funghi. Un bel po' di... Spiff, sono qua. Oh, vedo che è una spada e uno scudo. Vuoi iniziare l'addestramento? Certo. Benvenuto nel reame del combattimento. Qui ti insegnerò le basi del combattimento. In combattimento i tuoi avversari non rimarranno fermi aspettando di essere colpiti. Eh no, se no sarebbero stupidi. Puoi passare da camminare a correre attivando... sì, l'ho capito. Ora corri verso i punti di interesse sulla mappa. Va bene, qua. Ah, vabbè, io sto correndo. Sono cose che so già, Spiff. Ottimo. Un altro modo per spostarti è il dash. Esegui il dash premendo B. Va bene. Facciamo B. Ok, questo qua è il classico. Il classico dash. Quello in polvere. Non male. Ora vieni e attaccami premendo X. Ottimo lavoro. Ma a cosa serve il mio scudo? Ti starei chiedendo. Beh, per parare, per difendermi. Bene, puoi usarlo per bloccare gli attacchi. Usa il tuo scudo tenendo premuto Y. Ecco, prova. Il danno è zero. Fantastico. Bene, state attenti. Percepisco un potere dentro di te e sbloccherò il tuo potenziale nascosto. Ma chi sei? Il sommo? Il... di Namek? È riuscito! Prova la tua nuova abilità usando LB. E che roba è? Bene, ricorda, la tua abilità si ricarica nel tempo.
sarà pronta all'uso quando la barra dell'abilità sarà piena. Se la tua salute è bassa, dovrai curarti. Premi ok direzionale giù per aprire il tuo inventario rapido. Ora seleziona una pozione curativa per guarire. Pozione piccola della salute, cura per 300. Ma in salute come sono messo io? In salute e malattia, un attimo. Web, ok. La salute è minima. Ok. Meraviglioso! Il tuo inventario rapido anche dalle bombe. Premi per aprire, ok. Ora avvicinati e lancio una bomba contro di me. Va bene, sei sicuro? Non è che ti faccio troppo male? Dov'è la bomba? Non ce l'ho la bomba. Ah, giù sono le bombe, ok. Bombardino infuocato, vai. Ah, devo avvicinarmi. Tieni. Ottimo. Puoi selezionare diversi nemici come bersaglio per gli attacchi a bomba. Avvicinati e premi giù per aprire il tuo inventario rapido. E giù per passare alle bombe. Quindi prima la salute, le cure e poi le bombe. Usa, sì vabbè, per selezionare i due manichini. Fa 375 punti danno, non male. Adesso devo fare sui manichini qua, no? Boom. No, non volevo. Aspetta. Va bene, fa così. Avevo sbagliato, cazzarola. Perfetto. Non avrei potuto farlo meglio io stesso. Con questo si conclude il tuo addestramento al combattimento. Il tuo addestramento è completo ora. Vada, scudo, combatti. Prendi questo pezzo di fungo e portalo ai... Ah, lui aveva il pezzo di fungo. Lui aprirà la strada alla foresta di funghi. Al foresta di funghi, va bene. Quindi lo devo mangiare? Lo mangia lui o lo mangio io il fungo? Non è che è velenoso il fungo, non, o allucinogeno, no, eh. Che non io voglio rimanere integro, devo rimanere al massimo. Quella è una ragazzina, non può... Dai, vai. Ciao amico, ti ho portato il fungo. Hai trovato quel pezzo di fungo? Sì, me l'ha dato quello là, il Spiff. Certamente. Oh, sei fantastica. Veloce, dammelo. Mamma mia. Io che mi impegno per te e poi tu. Adesso mi apri la strada? Mi sa che è un fungo allucinogeno, visto che lo voleva subito. Oh, wow, che avventura. Che sballo, eh. Il passo per il foresta dei funghi è ora aperto. Vai nel foresta. Eccoci qui, nella foresta dei funghi. Penso che resterò qui. Vieni a trovarmi quando vuoi tornare indietro. Ah, resti qui perché sennò poi come ritorno a casa. Ma qua troverò il fungo, visto che siamo nella foresta il foresta dei funghi. Che strano posto. Ci sono dei funghi cattivi questi qua. No, non sono cattivi. La regina deve essere in viaggio. Ma per salvare come si salva in sto gioco? Salva in automatico. Non vedo l'ora di dire viva la regina. Sì, sì, non manca molto. Ho sentito dire che sua maestà non è lontana ora. Mi chiedo quando arriverà. Questi cosa sono? Questi cristalli? Che strano, mi chiedo cosa sia. Tocca. Non è che si incazzano i funghi? Ecco, si è incazzato qualcun altro. La regina, è la regina lei. Bene, bene, bene. Quindi sei la prescelta. Che patetica. Non c'è nulla che mi dia più piacere che distruggere i miei nemici. Mi piace guardare la luce semplicemente sparire dai loro occhi. Mamma, che regina crudele. Sì, è davvero una meraviglia. Come l'anima possa essere così facilmente data o presa. Ecco, i funghi non sono buoni, lo sapevo già. Diffidare dei funghi che parlano.
mai fidarsi. La 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 la, gli faccio il danno, gli faccio il danno. Sono velocissimo. Aia. Aia 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 aia. Fatevi avanti, io la miglior difesa è l'attacco. Cara la mia regina, ci vuole ben altro per sconfiggermi, altro che dei funghetti. Cosa ancora? Altri funghi? Male che vada, posso utilizzare le bombe. Fatevi avanti, marrani. Ti faccio al forno io. O in padella. Se arrivano altri funghi mi arrabbio ancora. Ma no, ma allora è proprio una cosa... è infinita, è, un... è normale, non credo che sia normale tutto ciò. Ma poi noi possiamo livellare in sto gioco? Non lo so. Ah, ok, è finita. La regina è intimidatoria. Una grande visita. Ma la sua corruzione deve essere fermata. Dovrei trovare Enid la strega. Ok, cerchiamo la strega. Enid. Va bene. Come dir si voglia. Allora. Qua non c'è niente? No. Questa roba può essere rotta? Sì. Queste sono monete. Probabilmente ci compreremo poi della roba. Le statue si rompono? No. Mi chiedo cosa rappresentino. Mi ha aperto qua, allora ne possiamo entrare. Qua dentro, giusto? Credo che questo sia il salvataggio, il simbolino. Che sentiero così buio. C'è un altro fungo. Che dite di stoppare questa prima parte qua? Tanto ho fatto una bella parte. È inutile per me continuare a giocare. Sì, sì, mi fermo qua per questa prima live. Un po' breve, primo video però. Poi ce ne saranno altri. Mi piace, devo sbrigarmi a finirlo perché... come ho già detto, questo gioco lascerà il Game Pass il 30 aprile. Molto presto. Come sono messo con la vita prima di... voglio un attimo controllare. Ah, sono pieno. In salute la nostra Ravenlock. Va bene, spero che vi sia piaciuto questo primo video, questa prima particina. Ne farò altre. Mi dedicherò altro tempo a Ravenlock. E sì, mi sta piacendo. Dai, è carino, è fiabesco. Sì, ci sta. Alla prossima. Ciao!